Pace e bene a tutti. Commentiamo quest'oggi un brano preso dall'epistolario di Padre Pio il 4 settembre 1915. La lettera è indirizzata a Padre Agostino. Siamo sempre in questa estate molto drammatica per Padre Pio perché c'è il primo impatto di fronte a questo incedere forte di Dio della notte oscura. Già abbiamo detto che l'immagine che ci accompagna è questa idea di un Dio che cerca di mettere ad angolo Padre Pio, cercando di porre se stesso veramente e completamente al centro della sua vita. Il brano comincia con un saluto e anche con un ringraziamento affettuoso di Padre Pio al direttore spirituale perché gli è vicino in questo momento di grande turbamento. Mio carissimo padre, pagina 640 del primo epistolario. Mio carissimo padre, Gesù sia sempre con voi e piaccia a lui rendere degne tutte l'anime redente d'essere accolte un giorno nel regno della gloria. Conceda a noi di essere del bel numero di coloro che hanno saputo andare sempre innanzi nella scuola del suo amore e così sia. Ieri appunto mi è pervenuta la vostra ultima lettera e grazie infinite ne rendo a Gesù e a voi ancora d'essermi pervenuta in un'ora di suprema lotta spirituale. Per le belle parole che essa conteneva, ne fui alquanto sollevato nello spirito e mi sentii rinvigorito di nuova forza nell'alta punta dello spirito, per affrontare con maggiore rassegnazione la durissima prova a cui è piaciuto a Gesù sottopormi. Ecco quindi Padre Pio, come dicevo, ringrazia il direttore spirituale per questo aiuto particolare che gli offre in questo momento di turbamento. Poi entriamo nel problema. Ma cotesti sprazzi di luce di lì a poco si convertono in tenebre assai più fitte, le quali sono appunto che mi sento quasi smarrito in sì folta oscurità. Non uno spiraglio di luce, non un momento di tregua. Sento venirmi meno il coraggio e il pensiero di andare errato. L'idea di offendere Dio mi riempie di terrore, mi paralizza le membra ed anima e corpo si sono posti sotto un pesantissimo torchio. Sento dislocarmi tutte le ossa e in pari tempo come se venissero stritolate e maciullate. L'idea di Dio è quella che regge l'anima ancora in piedi. Di tenuissimo conforto riesce per l'anima che più non gode la dolce presenza dell'amato e che sente quanto è dura e pesante la sua solitudine. Il pensare che il Dio si trova presente per tutto. Ma quando poi la prova è più forte e cresce in maggiore intensità, il tormento di vedermi da Dio lontano mi strazia più crudelmente e il suddetto pensiero allora non mi vale ad altro se non ad un maggiore tormento per l'anima. Lo spirito allora si turba, la ragione fugge, mille idee di impazienza mi assalgono e questa verità sì consolante della presenza di Dio in tutte le cose resta avvolta come di un fitto velo. Ecco, guardiamo nei particolari alcuni aspetti di queste parole di Padre Pio. Innanzitutto, ecco, ci sono, dice lui, degli sprazzi di luce che però poi vanno quasi a schiacciare quella che
vengono quasi schiacciati da questa fitte tenebre. Vedete come le descrive? Tenebre assai più fitte nelle quali mi sento smarrito in siffolta oscurità. Cioè, Padre Pio gioca anche molto sulla retorica, sui termini, e si sente proprio avvolto da questa oscurità. Un altro aspetto molto importante però è questo, che nonostante non ci sia uno spiraglio di luce, il terrore di offendere Dio gli paralizza anima e corpo. Quindi da una parte sente che Dio non si fa vedere, è misteriosamente lontano dalla sua esistenza e dall'altra parte vive nel terrore di offendere Dio. Quindi queste tenebre non provocano un distacco, un rifiuto dell'anima da Dio, ma un desiderio sempre più vivo di restare unita alla presenza di Dio. Quale è il conforto? Di tenuissimo conforto riesce per l'anima che più non gode della presenza dell'amato e che sente quanto è dura e pesante la solitudine, il pensare che Dio si trova dappertutto. Ecco, fermiamo proprio l'attenzione su questo fatto. Padre Pio, pur non toccando con mano questa presenza di Dio, non sentendolo, sente non solo il bisogno di stare vicino a Lui, tanto che non vuole peccare, ma anche questa certezza dentro di sé che Dio è presente in ogni cosa. E questa presenza forte di Dio in tutte le cose, in tutto quello che lo circonda, che lo aiuta ad andare avanti. Io vorrei fermare un attimo l'attenzione quest'oggi un po' su questi messaggi che ci dà Padre Pio. Chiaramente il tema centrale della nostra lettera è proprio questa fede bellissima, smisurata di Padre Pio in Dio. Una fede che lo porta prima di tutto a dire assolutamente: io non posso nemmeno immaginare di peccare, non posso nemmeno immaginare di allontanarmi da Lui, e quindi c'è questo desiderio proprio di vivere questa trasparenza, questa pulizia davanti a Dio. Ricordiamo sempre i libri spirituali che dicono: la scelta del credente non è solo di non offendere Dio con il peccato mortale, ma anche di non offenderlo con il peccato veniale volontario. Cioè, veramente il mio cuore deve essere completamente e totalmente aperto alla grazia di Dio. L'altro aspetto che però diventa veramente importante è questo, e cioè accanto a questo desiderio di incontrare Dio, di essere vicino a Lui, per cui non vuole nemmeno neanche un peccato, Padre Pio dice sì, qual è il segno che mi dà forza? È proprio questa certezza che Lui è presente nella mia vita, che Lui è presente in ogni cosa che mi circonda. Sono questi due livelli di un percorso spirituale molto importante. Quel percorso spirituale nel quale la nostra fede viene messa alla prova. Perché? Perché vedete, io certe volte penso che noi vorremmo avere sempre questo Dio che ci garantisce qualcosa, questo Dio che ci dà delle certezze, no? Quando io guido la macchina e qualcuno mi dice: senti, stai attento, non fare questo, non fare quello, guarda, io dico: ma senti, se guido io ti devi fidare. Ci dà fastidio, no, che qualcheduno ci dica cosa dobbiamo fare, perché vogliamo che le persone si fidino. Così stai facendo un lavoro, stai preparando qualcosa, fidati di me, è un'espressione che diciamo spesso. Qualche volta noi nei confronti di Dio abbiamo proprio queste esitazioni, allora abbiamo bisogno di quello che ci dica: ho sentito questa espressione della Madonna, il Signore mi ha detto questo, allora c'è il visionario che mi deve garantire, devo andare da quella suorina che vede la Madonna, che mi deve dare delle certezze. La fede non è questo, la fede è buio, la fede è fidarsi di Dio, non bisogna correre dietro a tutte queste storie. E bisogna invece dire: mi fido in questa oscurità, mi fido quando non ho delle risposte, e mi fido perché? Perché io ho scelto di seguire Dio senza peccato.
proviamo a essere fedeli veramente a Dio e tutti questi dubbi, tutte queste paure ci passeranno. E poi l'altro aspetto, Dio è presente in ogni cosa. È inutile correre di qua e di là a cercare Dio, a cercare che Dio ci dica quella parolina per tranquillizzarci il cuore. Dio è presente in tutto il mondo, dice per Pio, in tutto ciò che ci circonda. Avere fiducia in Dio significa avere la certezza che Lui non ci ha mai lasciato soli. È ancora questa attesa di una luce. Padre Pio sa che a un certo punto Dio lo verrà a visitare e gli darà una luce. Questo è l'atteggiamento più bello del credente. Non quello che corre dietro a mille visioni, ma quello che ha la fiducia in un Dio che lo va a trovare. Oggi, qui, a casa tua, mentre mi stai ascoltando, oggi nella tua storia, anche di peccatore, Dio può venirti a trovare. Sappi ascoltare questa sua presenza, sappi cogliere, come dice per più, questo sprazzo di luce, e anche nella tua oscurità, anche nella tua solitudine, potrai contare finalmente su questo Dio che ti viene a trovare e viene a darti una parola di speranza. Pace e bene a tutti.